Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme un'altra conserva estiva, i peperoni arrostiti sott'olio. Li prepariamo insieme? Eschumanen! Dopo aver lavato e asciugato i peperoni, li sistemiamo nel cestello della friggitrice ad aria. Naturalmente potete cuocerli sia in forno, su una piastra o addirittura sui carboni. A questo punto andiamo a cuocere i nostri peperoni a 200 gradi per 30 minuti, rigirandoli a metà cottura fino a quando non risulteranno beccotti e con la pellicina ben bruciacchiata. Così, quindi li trasferiamo in una ciotola o in un sacchetto alimentare e li copriamo. E li lasciamo raffreddare per almeno 30 minuti, un'ora. Nel frattempo procediamo alla sterilizzazione dei barattoli. Io li ho sterilizzati nella friggitrice ad aria, ma potete sterilizzarli in acqua, nel microonde, nella lavastoviglie oppure in forno, quindi a 160 gradi per 8 minuti. Quando i peperoni saranno ben freddi, andiamo ad eliminare la loro pellicina. Come vedete, è semplicissimo. Eliminiamo sia la pellicina che il picciolo, i semi e i filamenti interni. Così. Dopo procediamo così per tutti i peperoni. A questo punto otteniamo delle falde che trasferiamo su una teglia ricoperta di carta assorbente. Eliminiamo eventualmente delle pellicine che sono rimaste e i semi. Dopo proseguiamo così per tutti i peperoni. Sistemiamoli sempre su carta assorbente. Prendiamo della carta assorbente e andiamo a tamponare i peperoni per asciugarli. Tamponate con delicatezza. Così. Quindi, dopo aver tamponato ed asciugato tutti i peperoni, li sistemiamo su un tagliere e andiamo a tagliarli a striscioline. Così. Trasferiamo le striscioline di peperoni in un recipiente. Quindi adesso condiamo i peperoni con sale, olio extravergine di oliva, aglio, capperi e menta. La menta è già stata lavata ed asciugata. Mescolate bene il tutto e andate a prendere i barattoli sterilizzati. Quindi versate un filo d'olio alla base e sistemate i peperoni. Così. A questo punto potrete aggiungere ancora menta o aglio. Quindi fate una leggera pressione per fare in modo che eventuali bolle d'aria risalgano in superficie. Sistemate bene i peperoni e aggiungete olio extravergine di oliva a ricoprire. Lasciate riposare i boccacci per una mezz'ora, un'ora, in modo che l'olio penetri perfettamente dappertutto. Ecco, dopo aver controllato che l'olio ricopra per bene i peperoni, andiamo a richiudere il vasetto. Trasferiamo i vasetti di peperoni in una pentola capiente. Sistemiamo anche un canovaccio e ricopriamo di acqua. Mi raccomando, l'acqua dovrà ricoprire completamente i barattoli. Quindi prendete una pentola capiente. Ed ecco i nostri peperoni già pronti per essere serviti e gustati. Preparatene tanti perché sono veramente buonissimi. Ciao!